Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, cioè, sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi è il penultimo mercoledì dove farò le review dedicate a Sailor Moon Crystal Black Moon. Prima di andare avanti con il primo video e l'Act 23, vi volevo avvertire, cioè vi volevo comunicare, mi chiedo scusa, che domani si alternano. Pillole Sailor, il giovedì è un'altra nuova rubrica riguardante un altro tema che non è legato agli anime giapponesi a Sailor Moon, ma è collegato alla Disney. Quindi i miei preferiti Disney, si chiama questa rubrica, spero che vi piacerà. Un giovedì c'è Pillole Sailor, un altro giovedì c'è appunto i miei preferiti Disney. Se domani ci sarà una nuova rubrica, Pillole Sailor tornerà giovedì prossimo. Quindi, detto questo, servizio di comunicazione. Ah, volevo anche salutare, chiedo scusa perché in questi giorni me l'ero dimenticato, una ragazza di nome Laura che mi aveva scritto se la salutavo nel suo un commento. Quindi ti saluto, ciao Laura. Allora, l'Act 23 si chiama Wise Man, ma in Italia manovre segrete, Wise Man, praticamente hanno aggiunto le manovre segrete. Ovviamente questi sono video dedicati a coloro che non amano gli spoiler, quindi se non amano questi spoiler si devono fermare qui, anche per coloro che non hanno visto, diciamo, l'atto. Per quello che l'hanno visto, quindi lo conoscono a memoria sia la versione cartacea e la versione animata. Allora, l'episodio inizia che Sailor Moon e le Inner Senshi vanno in cerca di, nella tempesta spazio-temporale, vanno in cerca di Tuxedo Kamen, che è andata alla ricerca di Chibiusa, e ovviamente ovviamente anche Chibiusa. Che cosa accade? Accade che Wiseman presenta al principe Demando e suo fratello Zaffir una donna. L'ultima volta ve l'avevo detto che c'era una donna, vi siete resa. Questa donna si chiama Black Lady e Demando riconosce, a parte il simbolo sulla fronte, Demando conosce, la riconosce che è praticamente Wiseman ha trasformato il coniglio, cioè Chibiusa Small Lady, in ovviamente una forma adulta più cattiva. Con il suo potere, Black Lady ha ipnotizzato un personaggio che poi vedrete chi sarà, anche negli anni 90 era successo. Che cosa succede? Black Lady, ovviamente alias Chibiusa nella sua forma cattiva, adulta cattiva, rivela ai due fratelli del Black Moon che lei stessa ritorna a un piano, quindi per prendere il cristallo d'argento illusorio. Dopo lo spazio temporale, la tempesta, Usagi si ritrova, si sveglia nella sua camera nel XX secolo insieme alle Inner Senshi, questo mi stavo dimenticando. Poi ritornano nel futuro, nel XIII secolo, per andare alla ricerca con Mamoru e Chibiusa. Tornando nel XX secolo, Chibiusa, alias Black Lady, si introduce nel palazzo di Crystal Tokyo, sì, ha chiamato un'altra maniera in Italia, in tutte e due le versioni. Io la chiamo Crystal Tokyo perché in realtà il suo vero nome è Crystal Tokyo. L'ologramma di King e Dignon la riconosce, che praticamente è sua figlia. Che cosa accade dopo? Mentre all'improvviso una strana, diciamo,
Neo Queen Serenity, che sapete, lei dorme in questa specie di barra di cristallo. Non si sa come riesce a farla allontanare, quindi Black Lady capisce che la madre Neo Queen Serenity è viva e vegeta, perché il suo spirito emane nei poteri. Poi cosa altro aggiungere? Nei poteri, quindi, dopo il ritorno arrivano le Inner Senshi e appunto vedono, assistono alla scena e riconoscono ovviamente Cibiusa, mentre Sailor Pluto ricorda che l'ex Neo Queen Serenity, io la chiamo Serenity Senior, la madre di Neo Queen Serenity, ai tempi di Silver Millennium aveva detto, quando lei era bambina e gli aveva dato la mansione della custodia della porta del tempo, tre tabù, meglio dire tre regole da rispettare e da non infrangere. La prima regola era quella che lei deve stare lì davanti alla porta. La seconda regola: non si deve mai spostare da quella porta, cioè deve stare in quella, diciamo, in quella dimensione spazio-temporale. E il terzo lo scoprirete nel secondo video, l'act, ha a che fare con il tempo, non ve lo posso accennare ancora. L'act termina che Sailor Moon e le Inner Senshi assistono impotenti a questo fatto che Black Lady, cioè scoprono indignate che Black Lady è praticamente è Cibiusa. Ora non mi ricordo se ho detto qualcosa di sbagliato, chiedo scusa. Il mio parere personale. Allora, il mio parere personale innanzitutto parte da Sailor Pluto. Qui Sailor Pluto ricorda, ma soprattutto vediamo una Sailor Pluto bambina, e questo mi ha fatto molto piacere, perché vediamo che Sailor Pluto, come nel manga è così, anche le Inner Senshi erano bambine quando sono state affidate i loro compiti. Sailor Pluto sembrerebbe un adolescente, no? 11-12 anni, roba del genere. Comunque sembra un po' grandicella da come l'altezza. Molto materno come Neo Queen Serenity, l'ex regina Serenity Senior, io la chiamo Serenity Senior, si rivolge come una mamma verso Sailor Pluto e gli dice queste tre tabù, tre regole che deve rispettare. Addirittura King Endymion nel 30° secolo sa tutta la storia, praticamente conosce tutta la storia. Mi avrebbe fatto piacere di vedere Serenity Senior in versione spirito ologramma anche nel 30° secolo, verso il genero King Endymion e verso sua figlia Neo Queen Serenity, o verso sua nipote la Small Lady Cibiusa. In questo episodio diciamo che non è che mi ha colpito di qualcosa di particolare, perché sapete, a parte Sailor Pluto non c'è. Allora, ho avuto dei contrattempi, però è stato tagliato. Dicevo, tornando a noi, questo act mi è piaciuto in particolare dove su Sailor Pluto, per il resto non mi è piaciuto, quindi mi termino il primo video così. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, Snapchat, non so, lo state anche vedendo che usciranno da qui sopra di me delle immagini, Snapchat e Telegram con il nome di Sailor Moon Fans, Telegram,
Instagram, Street Fighter, Cross Tekken, però è una specie di abbreviazione, Street FGX Tekken, poi che c'è più? Le mie pagine Facebook, il mondo di Serumusero, Pluto, le guide del sistema solare esterno, i gruppi Facebook o Terzanci Italia e Serumu Fans Italiani, e i canali dei membri, i miei partners di YouTube, ovviamente del Sailor Team. Ricordo che sono stati fatti dei cambiamenti anche nei componenti del Sailor Team. Due canali non ci sono più e non posso dirvi per quale motivo, però nell'info box vedete tutto. Se vi piace, ovviamente, cosa vi è piaciuto di questo act, se l'avete visto basta che me lo scrivete e io sono qui e risponderò nei commenti. Spero che questo act vi abbia piaciuto. Nella seconda parte parleremo dell'act 24, Black Lady, in Italia è stato chiamato Nemesis all'attacco. Ho detto giusto, a volte mi confondo. Anche negli anni 90, quando ero bambino, mi confondevo sempre con il nome di Nemesis. Allora, oggi è il penultimo lunedì, mercoledì, dove farò queste review. Mercoledì prossimo, con gli act 25 e act 26, io concludo tutta la serie dedicata a Black Moon. Il terzo arco io l'avevo fatta ai tempi quando ci fu l'uscita giapponese dell'arco Infinity e Mugen, nella playlist che troverete nella home page del canale, ci sono, se volete andare a vedere. Noi ci vediamo, nella seconda parte del video, ovviamente, andrò un po'. Tá bom.